nell'ultima puntata di A Tutto Reality l'Isola. Le marmotte urlanti le hanno suonate agli avversari nella maratonotte, quando Duncan si è addormentato sulla tazza. E le carpe assassine hanno perso la seconda sfida di fila. È stata dura. Heather ha orchestrato la prima coalizione del reality, convincendo Lindsay e Beth ad allearsi con lei. Poi si è messa in tasca l'MP3 di Eva e ha aspettato astutamente il suo sbotto d'ira. Bella mossa, Heather. Bella mossa. Anche se Eva avrebbe potuto sbaragliare qualsiasi concorrente, alla fine il suo caratteraccio le si è ritorto contro. Ed è stata la seconda esclusa dell'isola a salire sulla barca del perdente. Chi romperà le regole della nuova alleanza? Riuscirà la nostra Gwen a restare sveglia fino alla fine della puntata? E chi sarà costretto questa volta a compiere l'umiliante passerella sul molo della vergogna? Restate sintonizzati e assistete alla nuova cerimonia del fuoco, qui, sull'isola dello show A Tutto Reality l'Isola! Mamma e papà, sto bene ormai, qui non mi annoio mai. La mia strada era piena a metà, ma ora quel momento arriverà. I wanna be famous. C'è la vittoria sulla mia via, fate i bagagli perché è già mia. Tutto arriverà, niente svanirà, ed è già storia. I wanna be famous. Duncan, stai proprio da schifo, fratello. Non rompere. Harold ha russato tutta la notte. Wow, 4 notti di fila senza dormire. Senti un po', devi aver sofferto tanto, Duncan. Lo vuoi vedere? No, no, tranquillo, tranquillo. Allora, che c'è? Qualcuno ti ha impiastricciato la faccia, amico. Bei baffetti. Ragazzi, c'è Gwen. E perché battiamo le mani? Sono proprio uno straccio. Non mi sento più la faccia. Facciamo veramente pena ormai. Sì, ok, Eva sarà stata pure una squilibrata, ma almeno era una squilibrata atletica. Allora, ripassiamo le regole ancora una volta. Numero 1. Io sono il capo della coalizione, quindi spetta a me dettare le regole. Numero 2. Chi infrange le regole viene buttato fuori dalla coalizione. Brava. Numero 3. Io posso prendere in prestito qualsiasi cosa vostra, ma la mia roba è rigorosamente off limits. Non sono d'accordo con l'ultima regola. Va bene, la posso cambiare. Così come posso trovare qualcun altro da portarmi alla finale a 3. Bene, ci divertiamo un po'? Ehi, pesci lessi! Bravi a buttare fuori il giocatore più forte, perché non ve ne tornate a casa? Mancata! Animo campeggiatori, aprite le orecchie. La prossima sfida inizia tra 10 minuti. E adesso preparatevi a darci dentro. Svegliatemi, e sarà l'ultima cosa che farete. È tutta colpa tua, hai capito? Tu e il tuo dannato vizio di russare. Forse tu non lo sai, ma è una malattia. Scema! La sfida di oggi è il classico gioco della palla prigioniera. La prima regola della palla prigioniera è... Non parlare della palla prigioniera? Come vi dicevo, chi viene colpito dalla palla... Oh! È eliminato. Così non si può fare! Se riuscite a prendere la palla,
Chi l'ha lanciata esce dal gioco e chi l'ha presa ha diritto a far entrare in campo un componente della sua squadra. Lanciare palle? Ma ci picchia, un'altra prova di alto concetto. Ho capito, giusto! Su, forza Jeff! Prova a colpirmi! Se blocchi al volo la palla, puoi usarla per respingere quell'avversaria, ma se la palla ti sfugge dalle mani, sei eliminato! Scusa, mi ridici che devo fare quando mi arriva addosso la palla? La schivi! No, ti avevo detto di schivarla! Ah, giusto! In ogni game avete un timeout di un minuto. Marmotte, dovrete far restare un giocatore fermo a turno. Ok, non dobbiamo infiacchirci. Le carpe assassine faranno di tutto per riguadagnare terreno. Chi sta fermo al primo game insieme alla bella addormentata? Va bene, mi offro volontario. Vi voglio proprio vedere come vi buttate in mezzo e schivate. Un po' di brio, pesci lessi, perché vincere 3 volte di seguito non mi dà nessuna soddisfazione. Ah, stavolta ve lo facciamo a strisce. Vi serviremo la cena in tavola e ci spazzoleremo tutto quello che c'è sopra. Squadre, siete pronte? Chi fa più punti su 5 game vince. E ora apriamo le danze! Sì, vai! Le hai sbavato il trucco, Tyler? Bel colpo! Ora vediamo se riesce a colpire qualcuno della squadra avversaria! Che dolore! Sì! È ora di tirare fuori il mio talento spietato! Ah, sì? Allora fatti sotto, spaventapasseri. Voglio proprio vedere che sai fare. Spaventapasseri, hai visto come si fa? Qualcuno mi ricorda che cosa devo farci con questa? E vai! Sei proprio uno schianto! Mamma! Ma insomma, che significa? Arbitro, non era nemmeno in campo! Ops, scusa, errore? Non è niente, fidati. Lancio dal basso, ragazzi! Lancio dal basso! Era davvero impossibile schivare quella palla! Possiamo farcela. Dobbiamo soltanto credere in noi stessi. Oh, io ci credo. Credo che fai pena. Sì, lanci come una femminuccia. Senti chi parla. Era un tiro di riscaldamento. Senti, posso dominare questo game. Passatemi tutte le palle. D'accordo, ma cerca di buttarla nell'altra metà campo. Allora, Noah, tocca a te. Sapete che c'è, ragazzi? Avete giocato talmente bene nell'ultimo game che non mi va di rovinarvi tutto. Bene. Forza, ragazzi! Ehi!
Attento alla mia faccia, fratello! No! Finalmente! Tyler! Accidenti, la mia faccia! Com'è la mia faccia? È davvero, davvero niente male! Sei sempre bellissima! Sul serio? Sì, sul serio! Facciamo una passeggiata? Digli di no, digli di no! Ok! Ehi, tornate qui! Sei a un passo dall'essere espulsa dalla coalizione! Il grande Gatsby, andiamo! Carica! Questa merita un replay istantaneo! Indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro! In pausa! Oh, secondo me gli resta il segno! Oh, bella di zia! Vedi di rilassarti! Sì, siamo i migliori! Non so che cosa mi è successo! Meno male che c'è qualcuno che si sbatte tanto! Scusami. Yuhuu! Dei lanci da paura! Bravi ragazzi! Forza, dateci dentro! Che spirito di squadra! Ehi! Siamo 2-0! Che si prova a essere tanto scarsi? Beh, non è bello. Non è ancora finita! E come se è finita? Ok, qui si mette male. Se perdiamo un altro game, perdiamo anche questa sfida. Un'altra? Non possiamo permettercelo, ragazzi! Ci serve uno forte, uno cattivo! Uno che faccia mangiare la polvere a quelle stupide marmotte! Se lo svegliamo, quello ci ammazza! No, che non ci ammazza! Anche lui vuole vincere! Courtney ha ragione! Ci serve la ferocia di Duncan per vincere! È lo spirito giusto, Harold! Forza, sveglialo! Perché io... Perché a parte Tyler sei quello che gioca peggio di tutti. E se ti ammazza, credimi, non sarà una grande perdita. Scordatelo, non ci penso nemmeno. Beh, allora chi lo sveglia? Proviamo un po' più su. Spero che tu abbia un'ottima ragione per avermelo infilato nel naso. Senti, stiamo perdendo 2-0. Capisco che eri stanco e volevi farti un pisolino, ma ci serve il tuo aiuto. Oh, e mi spieghi perché dovrei aiutarti? Perché posso garantirti personalmente che se perdiamo questa sfida, sarai tu a tornare a casa, tesoro. Bene, allora gioco. Ad una condizione. Farai quello che ti dico quando lo dico. Ok? Conosco una strategia che ho imparato da ragazzino al riformatorio. Si chiama attacca il pivello. Forza, metteteci un po' di impegno, ragazzi. Dobbiamo rifare la stessa cosa un'altra volta, quindi Harold, tu resti in panchina. Ma sono rimasto fuori anche all'ultimo giro. È per il bene della squadra. Ok, non che a Noah importi qualcosa, ma non regaleremo un altro game agli avversari, chiaro? Ma dov'è finita Lindsay? Oh! Di meglio. Questo è contro il regolamento. Scusami, io non volevo...
Perché non provi a darti una calmata? E tu prova a schivare questa! Oh! Seduta e non ti muovere. Ok. Come procede? Lo sport non è il mio forte, te lo ricordi? Senti, potresti almeno fare un piccolo sforzo e fingere di tenerci? Questo è assolutamente inaccettabile! Dov'eri finito? In bagno. Bugiardo, eri con quella marmotta bionda, vero? No, forse. Allora? Allora potrebbe averti indotto a confessarle tutti i tuoi punti deboli. Ok, ci siamo ragazzi! Chi vince questo game vince la partita! Forza, dateci dentro! Ok, chi entra in campo? Credo che tocchi a me adesso. Scordatelo, abbiamo la possibilità di vincere questo game. Marmotte, carpe, mandate il vostro campione in campo e fategli vedere di che pasta siete fatti! Forza, ragazzi! Svelti con i piedi, lesti con le mani! Fateli secchi, buttateli fuori, dai, dai! Dai! Hai ragione, lo sport non è il tuo forte. A fondo campo, principessa. Questo è per il porridge. Ah! Ti sei messa contro la mozzarella sbagliata! Amico, ma ti devo proprio abbattere! Buonanotte, Harold! Accidenti, come le hai schivate! Ma dove hai imparato quelle mosse? A pattinaggio artistico! Harold, sei stato davvero pazzesco! Ma schivare le palle non basta! È vero! Per vincere, devi buttarlo fuori! E sappiamo che non sei in grado! O prendere la palla! Sei capace? Sì, certo che sì! Sì, dico! Allora va a prendere quella palla! Kawa! Manga! Fantastico! Vincono le carpe assassine! Sì! Ma è impossibile! Perché? Bella presa, uomo pattino! Marmotte, ma che è successo? Che vuoi che ti dica? Scarso impegno. Ma sta zitto, Noah. Lo sai? Stavolta sono d'accordo con lei. Permalosa. Che c'è? Ve lo dico io, lo spirito di squadra ultimamente lascia molto a desiderare. Sono diventato un modello comportamentale ora che grazie a me abbiamo vinto il match.
Probabilmente vorranno tutti il mio autografo quando sarà finito il reality e torneremo a casa. Campeggiatori, avete fatto tutti la vostra nomination e avete deciso. Stasera uno di voi dovrà andare via e lasciare l'isola per sempre. Quando pronuncerò il vostro nome, fatevi avanti e prendete un marshmallow. Owen. Gwen. Cody. Trent. Heather. Beth. Justin. Leshana. Easy. L'ultimo marshmallow va a... Lindsay! Oh, sì! Cosa, stai scherzando? E va bene, sapete che vi dico? Buona fortuna, visto che avete eliminato l'unico della squadra con un po' di cervello. Vai! Devi ancora imparare una cosetta che si chiama rispetto, baccala! Peggio per voi, io me ne vado. Lo ammetto, quella di oggi non è stata una cerimonia del fuoco tanto elettrizzante. Ma l'importante è che mi paghino! Bingo!